Ciao, sono Francesco, sono iscritto al secondo anno del corso Tecniche della Prevenzione. Consiglio questo corso perché ti permette e garantisce un tirocinio formativo oltre che all'interno del campus universitario anche all'esterno, nelle varie ASL, nelle varie aziende e società di consulenza che ti permettono di interfacciarti direttamente con le varie realtà lavorative. Ciao ragazzi, sono Cristian Giovannoni del terzo anno del corso di DIPAL. Vorrei consigliare questo corso a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera universitaria, poiché è un corso che apre ad un mondo grandissimo, quello della sicurezza sul lavoro, e inoltre in questo percorso, in questi 3 anni, sarete accompagnati da dei professori che vi faranno crescere, soprattutto dal punto di vista umano, nonché sotto quello professionale. Ciao a tutti, io sono Rossella e sono una studentessa iscritta al secondo anno del corso di laurea in tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Bene, io consiglio questo corso di laurea innanzitutto perché ti fornisce le giuste basi per poter poi prevenire un qualsiasi evento che si possa manifestare in maniera negativa sulla salute dell'essere umano. E poi perché comunque a livello lavorativo è molto vasto, nel senso che ti consente di poter lavorare sia, diciamo, in un ambiente pubblico che in un ambiente privato. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessandro Tonelli, uno studente dell'Università Cattolica di Roma. Frequento il secondo anno del corso Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente nei Luoghi di Lavoro. Consiglio questo corso perché innanzitutto il piano di studio è completo, sia in ambito amministrativo, legale, soprattutto quello sanitario. Inoltre permette di avere ampi sbocchi nel mondo lavorativo. E una cosa che ho notato, nei corsi di tirocinio c'è la possibilità di trovarsi in prima persona, cioè di immedesimarsi nella carriera che si vorrà scegliere. Ciao, sono Eleonora e sono iscritta al secondo anno del corso di laurea in tecniche della prevenzione. Ho scelto questo corso per la varietà delle tematiche affrontate, come la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sicurezza nei luoghi di vita, la sicurezza ambientale e la sicurezza sugli alimenti. Ciao, sono Chiara, sono iscritta al secondo anno di tecniche di prevenzione e ho scelto questo corso perché ha un vastissimo campo di interesse e spaziamo dall'ambiente di vita ai luoghi di lavoro. Ci occupiamo di prevenzione e sicurezza, che oggi è molto importante questo tema. Tanto è vero che tutte le aziende richiedono comunque spesso dei consulenti in materia, quindi ha tantissimi sbocchi professionali anche sia nel privato che nel pubblico. Nel pubblico, ad esempio, attraverso un concorso puoi accedere in un ASL ed essere investito del titolo di ufficiale di polizia giudiziaria. Salve a tutti, sono Luca, sono iscritto al secondo anno di tecniche della prevenzione e consiglio questo corso perché è versatile e consente di specializzarsi in diversi ambiti a seconda delle proprie passioni, come ad esempio l'igiene degli alimenti, della nutrizione, l'igiene ambientale, la sicurezza sul lavoro e nei luoghi di vita. Francesca Rollissi, frequento il primo anno del corso Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Inizialmente ho scelto un po' titubante questa facoltà, ma seguendo le lezioni, vivendo nel clima che offre la Cattolica, ci si accorge di quanto sia importante la prevenzione negli ambiti lavorativi e sanitari, in quanto offre dal punto di vista professionale una formazione completa. Salve ragazzi, siamo Marino e Valerio e siamo degli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nella laurea triennale di tecnica e prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro. Perché abbiamo scelto questo, Valerio? È molto semplice, perché questo corso ti fornisce delle competenze e degli strumenti legislativi che ti permettono di lavorare in quasi tutti i settori dei luoghi del lavoro, che è un ambiente in continuo sviluppo. Quindi è molto buono questo corso di lavoro. Sceglietelo. Arrivederci e grazie. Mi chiamo Luigi, frequento il primo anno del corso in tecniche della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro e ho scelto l'Università Cattolica perché ritengo sia una delle migliori opportunità per acquisire meglio gli strumenti legislativi e le misure preventive e le preventive in ambito di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Ciao, sono Giovanni, frequentiamo il primo anno del corso tecniche della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro. Se non conoscete questa professione e volete conoscerla meglio, venite qui all'Università Cattolica a Roma del Sacro Cuore.
tecniche della prevenzione, un aiuto per il futuro. Ciao, sono Giulia e mi sono laureata in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nel 2015 qui in Cattolica. Subito dopo la laurea, a distanza di quasi 2 anni, ho già fatto un'esperienza lavorativa in un ospedale e ho anche lavorato presso un ufficio di consulenza che si occupava di rischio amianto. Vi consiglio questo corso di laurea perché è una grandissima crescita anche a livello personale, in quanto vi mette sempre a confronto con persone in ambiti diversi. Ciao, sono Marina, mi sono laureata nel 2015 presso l'Università Cattolica in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In seguito alla laurea ho lavorato presso uno studio di consulenza occupandomi di sicurezza sul lavoro, implementazione di sistemi di gestione e piani HCCP. E adesso lavoro all'interno del Gemelli occupandomi di igiene ospedaliera, sono anche docente e tutor di tirocinio. Vi consiglio questo corso di laurea perché grazie alla preparazione e alla competenza dei nostri docenti acquisirete delle conoscenze sia teoriche che pratiche nelle varie materie, tra cui igiene degli alimenti, igiene industriale, igiene ospedaliera e tante altre, che vi permetteranno di interfacciarvi con le varie realtà lavorative. Ciao, sono Fabio e mi sono laureato nel 2014 in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro qui in Cattolica. Subito dopo la laurea ho trovato lavoro in uno studio di consulenza che tratta l'ambito amianto e adesso mi occupo di igiene ospedaliera. Inoltre sono un docente e un tutor di questo corso di laurea. Perché consigliarvi questo corso? Ve lo consiglio perché spero che subito dopo la laurea riuscirete a realizzarvi come ho fatto io.